Ogni guarigione dal Covid è una festa per chi ha provato la terribile esperienza della malattia, per amici e familiari e anche per chi, come in questo caso, lavora ogni giorno per cercare di contenerlo e aiutare chi ne è colpito. È quanto avvenuto nella sede piacentina di ANPAS, che ha accolto il ritorno sulle ambulanze di Massimiliano Groppi, cinquantenne, volontario della Croce Bianca. Una giornata di festa per ANPAS in generale, perché dopo periodi difficili, nonostante siamo ancora completamente coinvolti in questa emergenza Covid, oggi festeggiamo il rientro dopo un periodo molto difficile causa proprio coronavirus di un nostro operatore, di Groppi Max, che oggi ritorna a fare il suo servizio in convenzione 118, quindi per ANPAS e per Croce Bianca una giornata di festa e una giornata di risposta a questo terribile virus. Groppi, il 29 febbraio, è stato colpito dal virus rimanendo intubato in terapia intensiva all'ospedale di Ferrara, dove era stato trasferito per un mese e mezzo. È stata dura, però grazie a loro e a tutti quelli che mi sono stati vicino è stata un po' meno dura. Grazie a tutti e ricominciamo. La cosa più terribile, oltre alla grande sofferenza fisica, è stata la lontananza degli affetti che porta ad avere momenti di sconforto, oltre allo smarrimento del momento in cui ha riaperto gli occhi. Ho cominciato a rendermi conto, a svegliarmi, cioè a capire qualcosa intorno alla fine d'aprile, dopo il 20, sicuro. Quindi mi sono svegliato e pensavo di essere all'ospedale di Piacenza da 2-3 ore al massimo. A maggio il trasferimento alla clinica San Giacomo per la riabilitazione, fino al ritorno a casa il 26 giugno dove ha proseguito la fisioterapia, poi il rientro graduale al lavoro e ora il ritorno alla pubblica assistenza.